A inizio anno l'obiettivo del comune di Como era chiudere la bonifica dell'area aticosa entro la primavera. Nel corso del 2013 l'obiettivo si è trasformato in speranza ed è stato spostato alla fine dell'anno. Ora la scadenza è stata nuovamente posticipata e i lavori continueranno anche nelle prime settimane del 2014. Questo significa che i comaschi devono scordarsi l'idea di tornare a posteggiare in Ticosa entro Natale. In attesa di definire le trattative con Multi, la società privata che dovrebbe occuparsi della costruzione del nuovo quartiere, Palazzo Cernezzi si era infatti detto disponibile a riaprire l'area Ticosa come posteggio, esattamente ciò che è stata per anni dopo la chiusura dell'ex tintostamperia. Prima però deve essere conclusa la bonifica, un lavoro rallentato da un nuovo problema. Nel corso dell'ultima fase di controlli e collaudi è stata scoperta una nuova zona inquinata anche da parte di amianto. È la cella numero 3, ossia l'area davanti alla Santarella, dove un tempo sorgeva il parcheggio a pagamento. Abbiamo stanziato circa 300.000 euro per eseguire questa nuova operazione, ha spiegato l'assessore all'ambiente del comune di Como, Bruno Magatti. I lavori di asportazione del terreno inquinato scenderanno fino a 3 metri di profondità, poi il materiale recuperato verrà smaltito. I lavori, ha aggiunto Magatti, continueranno nelle prime settimane del 2014. L'operazione di bonifica è stata completata all'80-90%, quindi dovrebbero mancare davvero gli ultimi movimenti di materiale, a patto che il sottosuolo della Ticosa, come già successo, non riservi altre sorprese. Il posteggio non potrà che essere una fase transitoria per l'area Ticosa, il cui futuro sarà più chiaro entro 30 giorni. Si capirà, in altre parole, se la nuova Ticosa verrà realizzata da Multi, società olandese che si aggiudicò l'area nel 2006, oppure se il comune dovrà ripartire da capo. Un nodo da sciogliere è la quantità di spazi commerciali del futuro quartiere. Secondo quanto dichiarato al Corriere di Como da Lorenzo Spallino, assessore comunale all'urbanistica, nel bando di gara originario la superficie commerciale era di 9.000 metri quadrati, mentre la richiesta di Multi è arrivata a quota 16.000. Sul fronte delle strade, invece, l'ipotesi di interrare via Grandi sembra definitivamente tramontata per i costi eccessivi, ma il comune di Como vorrebbe comunque migliorare e razionalizzare la viabilità della zona.